Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Quello che è saltato all'occhio all'insediamento del Consiglio Comunale di Bardi è una cosa che forse al momento dello scrutinio dei risultati elettorali non era stata subito notata in maniera così chiara, ovvero la grande presenza femminile all'interno del civico consesso bardigiano. Sono ben 6 le donne e 5 invece gli uomini. Chiaramente tra le donne è compreso anche il sindaco Valentina Pontremoli. Ed inoltre anche in giunta, su 3 componenti, sindaco e vice sindaco sono 2 donne e un solo uomo. Per quanto riguarda Bardi si tratta di un fatto epocale. Assolutamente sì, già quando avevo vinto le elezioni comunali, il primo mandato, era stato un record perché ero stata la sindaca donna più giovane d'Italia e il primo sindaco donna a Bardi. Oggi presentarsi con un consiglio comunale con la maggioranza donne penso che sia anche un ottimo traguardo per quello che è la parità di genere, che in questo caso forse è la quota azzurra che ne risente un attimo, ma invece abbiamo un gruppo estremamente coeso e diciamo io la vedo molto così, le donne hanno la prospettiva futura mentre gli uomini hanno la concretezza del presente. Una presenza femminile che è destinata ad incrementare ulteriormente in quanto il consigliere di minoranza Vincenzo Calauti si è dimesso e al suo posto subentrerà una donna. Sì, assolutamente, ne abbiamo preso conoscenza oggi al primo consiglio comunale. Mi dispiace molto per il consigliere Calauti perché è una bravissima persona con la quale ho avuto a che fare anche nei suoi anni di mandato, e però accogliamo con gioia la nuova donna che verrà a insediarsi nel consiglio. Per quanto riguarda le linee programmatiche c'è sostanzialmente anche una continuità, nel senso che Bardi ha determinati problemi che tutti devono riconoscere, lo riconosceva la prima amministrazione Pontremoli, l'ha riconosciuto l'amministrazione Mandelli, la sta riconoscendo anche la seconda amministrazione Pontremoli. Assolutamente sì, il gruppo è completamente rinnovato, colgo l'occasione anche per ringraziare il gruppo che avevo nei miei 5 anni di mandato, che è stato un bellissimo gruppo con la quale abbiamo imparato tanto. Oggi ho all'interno il mio vice sindaco che è stato dipendente del comune di Bardi per tantissimi anni, una grandissima risorsa all'interno di un'amministrazione, e ho all'interno tante figure che anche a livello professionale possono dare tanto e tante figure che soprattutto tengono tantissimo il nostro paese e vogliono dare il loro supporto. Tra le linee programmatiche ha sottolineato il fatto della collaborazione sia con gli enti sovraordinati, province e regione, ma anche con gli altri comuni vicini. Per caso intendete valutare un'eventuale adesione all'Unione dei Comuni? Era iniziato un discorso già nel mio mandato precedente su dei ragionamenti di Valle, Valceno e Valtaro. Chiaro che le due vallate lavorano già insieme per tantissimi obiettivi e tantissime impendenze che abbiamo, quindi come per esempio posso citare Montagna 2000, il distretto sociosanitario, quindi sicuramente ampliare il discorso a un livello turistico, a livello di gestione di servizi tra comuni, quindi non sottovalutiamo nulla in questo senso, siamo aperti a collaborare e a trovare modi per collaborare con gli altri comuni. Per quanto riguarda la minoranza è stata assicurata un'opposizione costruttiva e un aiuto anche all'amministrazione per riuscire a risolvere i problemi di Bardi e mandarli avanti, visto che il capogruppo di minoranza è anche il sindaco uscente. Sì, anche nelle linee programmatiche ci sono molte cose che avevo iniziato io, perciò non mi sembra assurdo fare un'opposizione assolutamente non costruttiva. Noi cercheremo di costruire per il bene di questo paese, naturalmente con una grossa attenzione
a quello che è, che non ho avuto io, perché nella mia amministrazione purtroppo non si capiva cosa voleva dire favore e favoritismo, oppure che la legge non va interpretata ma deve essere applicata. Perciò noi garantiremo queste due cose, ma la massima collaborazione con la maggioranza, al fine di portare avanti anche molti dei progetti che abbiamo iniziato noi nella mia amministrazione.